Ciao a tutti ragazzi, sono Ken Fucking Gren e oggi vi volevo parlare di un... Vi volevo dire che prima di iniziare questo video, se pensate di, diciamo, di vedere il video ed ottenere informazioni utili o che possano giovare al vostro gioco o al vostro stile di gioco, avete totalmente sbagliato video, ma proprio in toto. Quindi, se volete vedere un video totalmente troll con informazioni buttate a caso, riferimenti al manga, perché è l'unica cosa che conosco, siete nel posto giusto. Detto questo, vai con la sigla! Ok, ragazzi, iniziamo col dire che Ishizaki Dream Festival, una me cioè. Una pupù proprio galleggiante, proprio una di quelle cose proprio boh, va bene, non pupù per le statistiche, ma pupù per una semplice motivazione. Allora, tralasciando che doveva uscire un personaggio rosso e ci troviamo un personaggio verde, la cosa puzza di troll, ma puzza di troll perché non voglio dire la solita cosa che stanno dicendo tutti: no, no, pesce d'aprile, pesce d'aprile, pesce d'aprile, non me ne frega una. Sega di nada, se è pesce d'aprile o se non è pesce d'aprile, se è pesce di azzurro o se non è pesce di azzurro. Quello che voglio dire è che, se avete letto le notifiche, la Club sta facendo un torneo internazionale che sarà disputato sia, diciamo, in live in determinati luoghi, che dovrebbero essere Tokyo, Dubai, Parigi, non mi ricordo, e ci saranno anche delle qualificazioni offline, che quindi potete tranquillamente giocare da casa, che vi permetteranno praticamente di, se rientrate nei ranking giusti, di poter partecipare al torneo e quindi di poter andare a fare il torneo a spese della club. Quindi vi pagano il viaggio, potete andare a fare il torneo perché siete il top del top del top, eccetera, eccetera. Perché vi sto dicendo questo? Vi sto dicendo questo perché il torneo inizia a maggio. Ora siamo statisticamente al Dream Festival di aprile. Iniziando il torneo a maggio, non è possibile che la squadra russa rimanga senza il portiere Dream Festival, mentre gli altri hanno il portiere Dream Festival. Sarebbe una trollata di dimensioni enormi. Però c'è da considerare che, lasciando che Lucky Lab ama trollare il primo aprile con Ryo, Ishizaki, semplicemente perché è il compleanno di Ishizaki, quindi fino a qua ci siamo, l'idea è carina, tutto a posto. Anzi, su altri giochi di Lucky Lab, Lucky Lab a ogni compleanno di ogni personaggio, diciamo, c'è un login bonus particolare, dei regali particolari, eccetera, eccetera. Su Tsubasa si è dimenticato completamente, cioè si ricorda solo di Shizaki e di Tsubasa. Però, ok, lasciando questo discorso, il Dream Festival di Shizaki potrebbe essere reale perché è il compleanno di Shizaki, deve essere fatta una versione World Youth, quindi attualmente i Dream Festival stanno seguendo World Youth, deve essere fatta una versione World Youth con i Shizaki Dream Festival, ci sta. E quindi ci sta anche che per il compleanno buttano lui. Però per la sequenza ci ritroveremo che a maggio il Dream Festival dovrebbe essere blu. E quindi ci troviamo che inizia questa nuova Cup, che parliamo di qualificazione a livello mondiale, e le squadre russe sarebbero senza il portiere Dream Festival, cosa che secondo me sarebbe assurda, cioè non avrebbe senso. Quindi, o il prossimo mese c'è il fantastico portiere rosso Dream Festival che tutti aspettiamo, yatta, o chi non l'aspetta, amen, avete sbagliato video. O c'è il mese prossimo, o questo è un troll semplicemente per il pesce d'aprile più compleanno di Shizaki, quindi rendere un po' di hype a questo povero cristiano che pure è stempiato come la morte. Ma ora lo sto notando, sembra un po' stempiato. Vabbè, comunque, ho questa immaginina, è un piccolo troll perché sto anche cercando, mi sto rileggendo un attimo tutto il World Youth per cercare dei momenti in cui ci sia la lontana possibilità che Shizaki faccia un passaggio di faccia, o almeno respinge la palla in qualche modo di faccia e la butta come passaggio, e quindi ci potrebbero fare una tecnica. Sto cercando dei riferimenti, sto cercando delle piccole cose, ma non sto trovando un cacchio de nada. Quindi quello che più o meno riesco a trovare nel minimo, me lo metterò in fase di editing nelle immagini di lato, sopra, di là, non lo so, vabbè, da qualche parte, ma non ha né capa né piedi, cioè nel senso la
La scivolata di faccia, ahimè, ci può stare perché anche Akai la fa, anche se già il nome è già in tutto dire. Il blocco di faccia, vabbè, la cosa tipica, ma il passaggio di faccia, sce, shallallà, è una cosa nuova. Quindi ho pensato che magari durante il World Youth, in qualche parte del manga che non mi ricordo, magari Shizaki bloccando di faccia, nello stesso tempo la restringe, la passa e crea un'azione. E quindi ci potrebbe essere questa tecnica, anche perché Rank S, quindi deve essere una tecnica particolare, speciale, una cosa che si è vista. Cioè non... Di solito le tecniche di grado S sono tecniche che prendono sempre riferimento a delle tecniche reali che l'autore ha fatto realmente, nella maggior parte dei casi. Poi ci sono anche tecniche inventate, cioè puramente per il gioco, quindi puramente per il gioco. Perdonatemi se sto parlando alla velocità della luce, ma vado super di fretta. Quindi, detto questo, per via del torneo, eccetera, eccetera, io sono ancora titubante che Ishizaki esca realmente, perché non possono lasciare la squadra rossa senza il portiere rosso, sarebbe una cagata di dimensioni incredibili. Però è anche vero che essendo il compleanno di Ishizaki, potrebbero mettere Ishizaki Dream Festival. Mese prossimo però dovrebbero recuperare dando un portiere rosso. Nel caso in cui non danno il portiere rosso, ahimè, le squadre rosse nella nuova cup, che parliamo di una cup a livello mondiale in cui la K-Club sta investendo una marea di soldi, si ritroverebbe senza portiere rosso. Mi sembra un autosabotaggio. Cioè, a sto punto, cancellate i rossi, datemi una squadra verde, vendo account. Cioè. Vabbè, comunque, detto questo, oltre a Shizaki c'è il mini Dream Cacchiolo, che ragazzi, questa cosa del Mini Dream Festival mi piace tantissimo, non è che non mi piace, però per chi gioca da più tempo la maggior parte dei personaggi già li ha e quindi niente. Sono comunque personaggi un po' vecchi, quindi sì e no. L'unica cosa che Ino, nonostante sia passato un anno, è ancora un attaccante top. Quindi nel caso in cui state giocando una squadra verde, avete bisogno di un attaccante verde, Ino è quello che fa per voi, perché Ino è... Per il resto, il banner, questo banner è ottimo perché comunque porta Gito, che comunque è un cavallo da battaglia, anche se comunque c'è un po' di problemi di stamina a livelli imperiali. Ino, l'abbiamo detto, è un carro armato, è bellissimo, cioè, ma è pure fighissima l'immagine, lui tutto sta a posto. Già ci siamo capiti, no? E poi c'è anche Kals, che ancora oggi è uno dei tumori più grandi che si possa incontrare online. Cioè, è il personaggio più tumorale quando devi passare un pallone che esiste sulla faccia della Terra. Quindi, come mini Dream Festival, è un ottimo mini Dream Festival. Se avete due personaggi su tre, non so se vi conviene pullare. Se ve ne mancano anche due, già è ottimo e conviene pullare. Logicamente dipende dalla tipologia di squadra che utilizzate, dipende da che colore utilizzate, cosa vi serve, cosa non vi serve, magari già ci avete 13.000 riserve, ma andando soltanto a livello oggettivo, sono tre personaggi ottimi. Il meno peggio è Gito, ma Kals e Ino sono ottimi, sono ancora top nonostante sia passato un anno. Detto questo, spero di sbagliarmi su Shizaki, che quindi esca un portiere, perché altrimenti la mia logica va totalmente a farsi benedire. Nel caso in cui non esca il portiere, eccetera, eccetera, che dire, durante questo torneo mondiale che la Club ha organizzato, le squadre russe saranno penalizzate. E niente, cioè, non so letteralmente cosa dire. Però questa è la realtà dei fatti. Con questo, ragazzi, è tutto. Spero che questa mini teoria, questa mini cospirazione vi sia piaciuta. Fatemi sapere come vi è andata la cup, se vi è andata bene, se avete trovato una marea di bot, se non avete trovato una marea di bot, se avete trovato troppe persone S99, se siete contenti o se siete non contenti. Oddio, mi sto interessando alla community, sto diventando una persona migliore. Detto questo, ragazzi, vi ringrazio per aver visto anche questo video e ci becchiamo alla prossima, che penso sia domenica, se il Dream Festival è carino.